Passo al punto numero 6 all'ordine del giorno. Conferimento da parte del Comune di Castello d'Argine all'ASP Luigi Galuppi Francesco Ramponi di Pieve di Cento della gestione della comunità alloggio e del centro diurno. E cedo su questo punto la parola all'assessore Tiziana Raisa. Sì, dunque, allora proponiamo il conferimento, questa sera il conferimento della gestione della comunità alloggio e del centro diurno all'ASP Ramponi di Pieve di Cento. Diciamo così, è un percorso che si è avviato già dallo scorso anno, da quando comunque già da tempo vi era comunque la necessità, diciamo, di autorizzare la nostra comunità alloggio, il nostro centro diurno, che comunque erano prive di autorizzazione al funzionamento, e queste erano anche delle condizioni eventualmente per poter pensare eventualmente al conferimento della struttura. Lo scorso anno, come poi anche nella relazione previsionale già dello scorso anno, era previsto, insomma, l'intervento di messa a norma dell'impianto elettrico ed altri piccoli interventi che occorrevano, per cui alla fine dello scorso anno abbiamo ottenuto finalmente l'autorizzazione al funzionamento della nostra comunità alloggio, che è una struttura che ora è autorizzata per 14 posti di comunità alloggio e di 5 posti di centro diurno. Già da tempo, insomma, vi sono alcuni elementi di criticità per quanto riguarda la nostra gestione della comunità alloggio, legati in modo particolare anche a grossi vincoli che, lo sappiamo, i comuni hanno per quanto riguarda il personale. Sappiamo che all'interno della nostra comunità alloggio operano quattro operatrici, sono tre OS e l'ARA, che sarebbe la responsabile della struttura. Da tempo, insomma, si è un po' diciamo così, in sofferenza, soprattutto perché, come vi dicevo prima, con i vincoli che abbiamo relativi alle spese del personale, per quanto riguarda periodi di ferie, di malattia lungo, in caso anche di congedi parentali a cui insomma, hanno fatto riferimento alcune delle operatrici, ci siamo trovate in difficoltà per quanto riguarda anche la sostituzione di questo personale. Per cui le nostre operatrici spesso hanno dei turni abbastanza lunghi, hanno accumulato nel tempo veramente anche tanti giorni di ferie, tante ore di diciamo così, ore in più che vengono fatte proprio per permettere, insomma, di dare comunque un servizio alla comunità alloggio. Tra l'altro le operatrici già da tempo sono supportate anche dal personale che svolge bagni settimanali, personale della cooperativa Aldebaran per quanto riguarda i bagni settimanali. In questi anni abbiamo fatto anche riferimento a borse lavoro e a tirocini formativi che, diciamo così, davano un po' una boccata di ossigeno anche alle operatrici. Recentemente delle normative che sono diventate sempre più stringenti, insomma, non ci permettono di attivare, insomma, percorsi, altre borse lavoro, i tirocini formativi, anche lì, insomma, abbiamo tutta una serie un po' di problematiche. Per cui, insomma, questo, insomma, è uno di quegli elementi, insomma, che ci ha fatto maturare un po' questa scelta. Tra l'altro, diciamo così, il pensare di conferire e di entrare in una rete di servizi più ampia come quello che è comunque l'ASP permette anche, soprattutto agli ospiti e agli anziani che sono all'interno della nostra comunità alloggio, che insomma sono in una situazione, diciamo così, di autosufficienza o non autosufficienza di grado lieve, proprio per la tipologia che è la nostra comunità alloggio. A volte però, insomma, diciamo così, gli equilibri sono molto molto precari e spesso a volte ci si è trovati anche di fronte a una situazione che nel giro di breve tempo, una situazione, diciamo così, anche clinica che si è aggravata, insomma, abbastanza anche velocemente. Quindi entrare come dicevo prima, in una struttura, in una rete che comunque è tutta una serie di strutture, questo prevede anche, diciamo così, di poter pensare anche ad un ricovero temporaneo dei nostri ospiti anche presso strutture più adeguate, per poi rientrare, una volta superato il momento critico, ancora all'interno della comunità alloggio.
Perché comunque questo conferimento all'ASP? All'ASP innanzitutto perché è una società pubblica, è una società dei comuni, no? Come abbiamo visto prima anche nella precedente delibera. Per il nostro distretto, e in particolare per i comuni dell'Unione, opera appunto l'ASP Galluppi Ramponi, al quale noi abbiamo già conferito in gestione anche il servizio del SAD da circa 3 anni a questa parte. E comunque diciamo che l'ASP gestisce già oltre al servizio di assistenza domiciliare tutta un'altra serie di servizi, sempre per quanto riguarda la non autosufficienza. Come dicevo prima, l'importanza di essere all'interno di una struttura più ampia, il fatto che comunque l'ASP può permettere di risolvere una parte dei problemi legati comunque alla sostituzione del personale, perché comunque l'ASP al momento non ha i vincoli così stringenti come i comuni hanno per quanto riguarda le spese del personale. Tra l'altro, il collegamento appunto con l'ASP, in particolare con la struttura di Pieve di Cento, può essere utile anche in caso di emergenza, a volte durante l'emergenza notturna, no? Voi sapete che comunque le operatrici sono all'interno della comunità fino alle ore 20, per cui dalle 20 alle 7 del mattino gli ospiti sono da soli. Per cui succede a volte che magari qualche ospite, anche a seguito di una banale influenza, insomma, diciamo, può avere bisogno anche di un'assistenza notturna. Qui, appunto, il collegamento con l'ASP potrebbe essere veramente utile, ecco. Non ultimo il fatto che recenti normative regionali prevedono l'individuazione di un'unica forma pubblica di gestione dei servizi sociali e sociosanitari in ambito distrettuale. Questa è una legge, la legge 12 del 2013, che ha sancito questo, per cui i comuni saranno comunque chiamati entro il 2015 a decidere, insomma, a chi affidare questa forma di gestione pubblica dei servizi sociali e sociosanitari. Diciamo che rimarrà comunque in capo al comune tutto quello che riguarda l'accesso, il punto di accesso alla comunità alloggio è sempre il servizio sociale del comune, per cui l'accesso avviene tramite quel canale lì. Per quanto riguarda diciamo così, la precedenza, chiaramente la precedenza per l'ingresso in struttura è comunque dei residenti del comune di Castello d'Argile. Attualmente noi abbiamo 12 ospiti in comunità alloggio e 5 in centro diurno, la metà dei quali della comunità alloggio sono non residenti, mentre tutti i 5 ospiti del centro diurno sono nostri residenti. Come vi dicevo prima, il fatto comunque di essere in rete ci permette anche di far conoscere la nostra comunità alloggio anche al di fuori del nostro territorio comunale e questo ci permette di avere anche, diciamo così, tutti i posti occupati. Purtroppo il fatto di non avere dei posti occupati, dei posti liberi, chiaramente per quanto riguarda il bilancio, insomma, chiaramente non aiuta, ecco. Mentre invece il fatto di mettere in rete questa struttura ci garantisce, insomma, di avere sempre comunque tutta la struttura al completo. Che altro dire? Verrà conferito anche il personale. L'ASP ha comunque, per quanto riguarda il personale dell'ASP, ha lo stesso contratto degli enti locali, per cui per quanto riguarda il personale non cambia assolutamente nulla, così come non cambierà assolutamente nulla per i nostri ospiti, perché comunque il servizio rimarrà quello, gli operatori rimarranno quelli, la responsabile della comunità alloggio rimarrà quella. Ecco, per cui diciamo così, per i nostri al lato pratico, insomma, nella quotidianità dei nostri ospiti non cambierà nulla, anzi potranno essere, diciamo così, delle occasioni in più anche, diciamo, di vedere alcune attività, magari anche le attività in modo particolare ludico-ricreative, che potranno, insomma, avere un'offerta più ampia. Tutto questo percorso è già stato condiviso sia sì, in nella commissione sociali circa un mese fa, grosso modo. Sono già stati comunque coinvolti le operatrici, sono già stati fatti incontri anche con i volontari che fanno riferimento alla comunità alloggio, sia sì, i volontari della parrocchia che durante le festività comunque e non solo per i pasti, ma anche per altre attività diciamo così, ricreative che portano all'interno
della comunità alloggio, ma anche per tutti i volontari che si occupano del servizio assistenziale. Per cui vi è stato insomma, questo percorso insomma, partecipato anche con loro. Alla commissione sociale ha partecipato anche il direttore dell'ASP assieme al presidente dell'ASP. E io al momento mi fermo qua e resto a disposizione per eventuali altre informazioni. Grazie Assessore, aggiungo solo dal punto di vista della governance, diciamo, i referenti politici rimarranno l'amministrazione del comune, quindi l'assessore ai sociali e il sindaco del comune, ovviamente invece il referente tecnico sarà l'ufficio dell'ASP. Cristiana Vaccari. Questa volta sul punto giusto. No, dicevo, per quello che riguarda il conferimento della comunità alloggio, che devo dire inizialmente ho guardato con diffidenza, sì, con seri dubbi. Come dire, devo accettare questo passaggio alla luce del fatto che effettivamente la situazione del personale è veramente difficoltosa, è chiaro che le sostituzioni diventano difficili se non impossibili e il tema dell'emergenza notturna c'è tutto. Quindi sicuramente questa è una via che potrà anche dare delle risorse ulteriori, aprire nuovi scenari, ma che bisogna praticare se si vuole trovare poi una soluzione, anche perché gli ospiti la vivano al meglio, anche il personale lavori in condizioni insomma favorevoli anche, che non possono che migliorare la resa insomma e il rapporto anche con gli utenti. Un tema che ci stava a cuore, che sentiamo è stato accolto, condiviso, comunque è quello di garantire la precedenza, un certo numero insomma, di posti per i cittadini argilesi, perché questa è una realtà davvero particolare che è unica non sul territorio per inserimento di utenti ancora autosufficienti o lievemente non autosufficienti, che sono proprio quelli che possono mantenere un rapporto con la comunità, col tessuto sociale, ed sarebbe davvero un peccato trovarsi senza una risorsa di questo tipo, perché penso sia proprio la finalità per la quale una struttura del genere è stata pensata e realizzata e sulla quale tanti cittadini argilesi hanno investito tempo. Sappiamo che i volontari partecipano attivamente da tanti anni. Altro tema è quello dei costi, perché insomma vorremmo sollecitare un controllo costante, perché il conferimento non porti poi nel tempo una lievitazione dei costi, ma ci sia sempre una spesa ponderata, insomma. Tutto qui, insomma, da parte nostra, mia. Grazie, consigliere. Pinardi, Massimo. La comunità alloggio è per Castello d'Agile o Piezza dei Core? Quindi il vero problema qui sta nel valutare, diciamo così, l'aspetto, se vogliamo, più tecnico-gestionale e l'aspetto istintivo e di pancia che verrebbe, potrebbe a dire no, ma no, è un po', cioè credo che il vero dilemma alla fine sia questo qui. E cioè il fatto di pensare di poterla tenere vicina, propria, autogestita, perché probabilmente si proietta sulla comunità alloggio la cura in un certo qual modo che si vorrebbe avere o che si cerca di avere nei confronti degli anziani argilesi, no? Ora, il tema, e quindi sembra, io credo che alla fine sia quello lì, quello, la tensione che porta a dire ma cosa facciamo su questo, cosa non facciamo, eccetera. Credo che coerentemente nel momento in cui si decide, come il Consiglio Comunale ha deciso, peraltro anche con il nostro parere sostanzialmente favorevole, di andare in una direzione di condivisione, diciamo così, delle, se non proprio delle politiche, del sociale, almeno della gestione del sociale, si faccia fatica, a mio modo di vedere, pur con questo senza voler ipotecare le opinioni di alcun consigliere comunale, però si fa, almeno io farei fatica in un certo qual modo a lasciare prevalere l'aspetto, se vogliamo, più affettivo in tutta questa vicenda. E pertanto
Anticipo anche il voto favorevole confermando quello che ha già detto il capogruppo Vaccari. Assessore Raisa. Allora, una delle preoccupazioni è che sicuramente la comunità alloggio mantenga il legame forte che ha con la comunità e questa va sicuramente salvaguardato. La comunità alloggio deve continuare ad essere comunque, diciamo così, una comunità dalle porte aperte, la dico in questo modo qua, insomma, no? Cioè in cui, come avviene adesso, anche per il futuro, insomma, dovrà essere così, dove comunque diciamo così, lo scambio, le visite, insomma, no? con le persone di Argeli, con i volontari, eccetera, cioè il libero accesso, insomma, assolutamente. Tra l'altro l'ASP, quello che ha proposto anche durante l'incontro con ne ha parlato anche durante la commissione il direttore, e ciò che ha proposto anche durante l'incontro con i volontari e anche nel successivo incontro con tutti i familiari degli ospiti, è stato appunto il fatto di, subito dopo che il conferimento sarà stato fatto a luglio, questo a partire dal 1 luglio, venga costituito un comitato di qualità e partecipazione. Questo comitato di qualità e partecipazione al quale possono partecipare, è auspicabile che partecipino sia dei rappresentanti dei familiari degli ospiti, sia dei rappresentanti del mondo del volontariato che comunque gira attorno alla nostra comunità. Questo credo sia particolarmente importante anche perché questo comitato ha appunto così il compito, diciamo, di supervisionare, insomma, un po' l'andamento all'interno della comunità alloggio, di verificare, ma anche di, diciamo così, di farsi poi promotore anche di tutta una serie eventualmente anche di richieste di nuovi servizi o nuove attività da portare avanti all'interno della comunità alloggio. Ecco, credo che anche questo possa essere uno degli elementi di garanzie, insomma, per questo passaggio. Poi, come ricordava prima il sindaco, comunque, diciamo così, la governance rimane sempre comunque in capo al comune per quanto riguarda, insomma, l'aspetto di indirizzo più, cioè, politico, in stretta connessione, insomma, con quelle che è poi la struttura direttiva dell'ASP. Per quanto riguarda i costi, così come avviene adesso con il SAD, verrà fatto comunque un bilancio di previsione e durante l'anno vi saranno poi, diciamo così, due preconsuntivi per cui, insomma, durante l'anno verranno monitorate comunque, insomma, le spese che verranno effettuate, ecco, le spese, i costi, le entrate, eccetera, eccetera. Grazie Assessore. Pinardi Massimo. Sì, nel mio precedente intervento avevo dimenticato di dire una cosa che invece volevo dire, che non sposta comunque quello che ho detto, e cioè il fatto che il Consiglio Comunale decide di conferire e nello stesso tempo le modalità gestionali e di fatto il contratto di servizio è poi un atto di giunta, che noi peraltro non abbiamo, diciamo, visto, perché forse non c'è ancora o perché, insomma, non importa, di fatto la competenza è la giunta. Quindi, diciamo, non dico la difficoltà, però in tutto questo c'è anche il fatto che magari poi tu non puoi andare a ragionare nel merito di come questa cosa accadrà, però si parte dal presupposto, che non mettiamo in dubbio, che poi la giunta saprà interpretare al meglio, come devo dire, le relazioni tra il comune di Castello d'Agile e l'ASP. No, ma non era una critica o una cosa, è un prendere atto del fatto che poi l'aspetto più operativo travalica il Consiglio Comunale, ecco, in questo senso, e quindi c'è anche questo dato che, se vogliamo, rende faticoso il distacco. Elena Fagioli. Volevo dire questo, non mi preoccupa tanto quello che succederà dopo. Penso che la comunità alloggio verrà gestita bene, avrà forse le stesse caratteristiche che ha adesso, perché penso che anche a Pieve c'è questa apertura verso l'esterno, cioè i degenti sono, insomma,
possono essere visitati e aperte. Non vedo questo cambiamento grande che potrà succedere una volta che noi conferiamo. Però mi viene da dire, quando abbiamo parlato nella commissione, abbiamo valutato che il personale che noi abbiamo è il personale che serve, non è che abbiamo del personale in meno. Mi è sembrato almeno di aver capito così. Noi non abbiamo personale carente, abbiamo delle problematiche, però il personale, cioè servono 4 persone per la gestione della nostra attività e 4 persone abbiamo. E hanno spiegato che l'Opera Galuppi si avvale di personale assunto. Quindi loro ci hanno detto, nel momento in cui ci sarà una necessità qua, chiameranno qualcuno che è in riposo che verrà a coprire, quindi un po' quello che succede da noi adesso. Allora io capisco che loro sono più grandi, questo è quello che ci è stato detto, sono più grandi, hanno più personale e quindi è più facile, ho capito male io? È più facile coprire le esigenze. E poi mi viene da, penso anche questo, noi adesso non abbiamo un servizio notturno, dico bene? Cioè è previsto che venga fatto un servizio notturno, oppure è una cosa che potrebbe succedere ma anche non succedere, che se c'è necessità di notte venga qualcuno, o è a chiamata, vuol dire è a chiamata, no? Però ecco, la perplessità è quella che sono sicura che non ci ritroveremo magari nella problematica che abbiamo adesso del personale, perché io ho visto che noi conferiamo i servizi perché abbiamo problematiche di personale. Questo è successo anche per i servizi sociali, perché mi è sembrata forse la motivazione più grossa e l'unica che ha spinto a fare questi cambiamenti. Però noi poi andiamo dentro una struttura che non mi è sembrato che possa avere le stesse problematiche, però non vorrei che poi dopo un certo punto si ripresentassero anche lì, perché questo è quello che io ho capito quando la signora ha spiegato, ha detto sì, nel momento della necessità che magari voi avete una problematica, viene una sostituzione fra uno dei dipendenti della nostra attività, perché comunque noi vogliamo dare una continuità di personale alle persone nostre ospiti. Assessore Raisa. Dunque, allora, per quanto riguarda le chiamate notturne, il servizio notturno, cioè anche adesso vi è un sistema di telesoccorso notturno, e quello che va bene. Ci sono situazioni invece in cui magari, come facevo riferimento prima, insomma qualche nostro anziano, insomma qualche problema, a volte basta anche un'influenza, insomma così, per cui bisogna che chi è reperibile durante la notte magari venga, faccia un passaggio, veda come va la situazione. A volte succede che comunque una persona rimane di buona parte della notte, ecco. In questo caso, ma anche in altri casi, perché i turni, se è presente, quando sono stati spiegati comunque anche i turni, no? Allora abbiamo una persona che arriva alle 7:30, poi vi è una copresenza dalle 8, dalle 8:30 fino alle 14, poi rimane una sola operatrice dalle 14 alle 20. Soprattutto in quel lasso di tempo pomeridiano abbastanza lungo, capita a volte, e purtroppo ultimamente anche abbastanza spesso, che magari occorre prestare, insomma, attenzione particolare a un qualche ospite per qualche motivo. Purtroppo a volte succede che qualcuno purtroppo è caduto, e gli altri ospiti, cioè, praticamente restano senza una, diciamo così, una persona che in quel momento lì possa comunque assistere, possa essere a disposizione per eventuali altre necessità e per altre esigenze. Per cui l'ASP ha comunque, diciamo così, tutta una serie di può contare su tutta una serie di dipendenti, può anche assumere, diciamo così, a contratto determinato persone, perché non ha comunque problemi, non ha vincoli di spese del personale, e può attivare, diciamo così, delle assunzioni, oppure spostare sulla struttura di Castello d'Argile, sulla comunità di Castello d'Argile, altre risorse che comunque ha sia su Pieve di Cento, sia su San Giorgio di Piano, sia sul centro diurno che gestisce anche ad Argelaga
Prato oppure a Castelmaggiore. Per cui insomma c'è la possibilità di fare ruotare altre figure, altre persone che possono comunque affiancare il nostro personale, perché comunque vi è questa necessità. Tra l'altro, come dicevo prima, recentemente viene data poco spazio anche a quelle che sono altre attività giornaliere, no? Che sono previste comunque all'interno della nostra comunità alloggio e anche del nostro regolamento, come ad esempio quelle che sono le attività più ricreative, no? Più ludico-ricreative, attività di animazione, eccetera. E questo purtroppo non si riesce comunque ad offrire ai nostri ospiti questi servizi particolari, proprio perché non abbiamo, cioè la persona o le persone che sono in servizio devono comunque, diciamo così, dedicarsi ad altre attività preminenti. Per cui il personale in appoggio, ecco, potrebbe, diciamo così, affiancare in determinate situazioni, nelle situazioni di maggiore criticità, appunto il nostro personale per lo svolgimento delle attività quotidiane. Elena Fagioli. Ecco, quindi la gestione ha bisogno di un certo numero di personale. Cioè, è questo che io vorrei capire. C'è un certo numero di personale che deve essere presente. Quindi loro ci garantiscono del personale in più, in aggiunta a quello, non nel momento in cui c'è una necessità. Cioè, loro, mi è sembrato di capire questo. Noi abbiamo il nostro personale, nel momento che abbiamo una necessità, perché il personale va in ferie, perché il personale è in malattia, arriva la persona giustamente a ricoprire quel ruolo. Cioè, siamo sicuri invece che tutto quello che è stato detto adesso, cioè oltre al personale che è presente, arriva in aiuto ulteriore personale per determinate situazioni, cioè questo è garantito? Io non l'ho percepito così l'altra volta. Io ho percepito che viene ricoperto il ruolo del personale che è necessario, ma non magari in più, cioè nella mattinata abbiamo bisogno di due persone, forse non sono sicura che ne mandino una terza, è questo che vorrei, la garanzia di questo. Adesso magari io dico due cose, poi Tiziana, perché non ho capito perfettamente. Allora, il personale è sufficiente? Allora, ci sono quattro, diciamo così, perché è tirato. Cioè, da sempre in comunità alloggio, voi lo sapete, no? Borse lavoro, tirocini formativi hanno affiancato l'attività del personale, anche per lavare la roba, piuttosto che per dare una mano proprio dentro nella gestione. Quindi già il fatto che i tirocini informativi non li riusciamo più a fare, che non possiamo più usare questi strumenti, è un problema. Quattro persone dico che sono tirate perché devono poi fare dei turni, per cui dopo devono sempre recuperare delle ore, perché comunque un mese di ferie all'anno ce l'hanno tutti. Cioè, noi l'anno scorso, con l'assenza che è durata mesi, insomma, abbiamo anche speso più risorse perché abbiamo poi esteso le ore di assistenza, abbiamo trovato gli escamotage, che non dovrei quasi neanche dire, insomma abbiamo esteso le ore di assistenza domiciliare per coprire quello che altrimenti non riuscivamo a coprire. Insomma, cioè, non è che ci sono proprio difficoltà oggettive. Una struttura con le spalle un po' più larghe ci aiuta a fare fronte a, come dire... Ok, poi tu, non ho ben capito la domanda, ma se l'hai capita tu, puoi rispondere tu, Tiziano, oppure... Prego, Elena Fagioli. Cioè, io partivo da un presupposto che è stato detto qua in commissione, che per mandare avanti una struttura di quel tipo lì erano quattro le persone, cioè servivano, non so se ho capito male, servivano quattro persone, quindi non ne servono di più nel momento del bisogno. Allora no, io dico, allora magari è il presupposto che, io parto da un presupposto sbagliato, ma lì è stato detto che io ho chiesto quanto personale, se il personale che c'era era quello idoneo per mandare avanti una struttura di quel tipo lì, mi è stato detto di sì e quattro alle persone. Allora se invece c'è una problematica
di altro tipo. Io non parlo nel momento in cui uno è in malattia, uno prende l'aspettativa. Capisco che queste esigenze ce le copre l'ASP e su questo non ho dubbi, ecco. Era nel dire magari nel momento in cui noi abbiamo comunque il dipendente presente, c'è una necessità, l'ASP ci copre, se voi dite di sì, io mi fido, poi dopo insomma vediamo, era questa la mia richiesta. Sono sicura che nel momento in cui manchi qualcuno l'ASP è la soluzione ottimale, perché consente di mandare qualcuno, cosa che noi magari non potremmo fare. Non so se invece ci manderà, come dite voi, nel momento in cui quelle due ore devono essere coperte da due persone, c'è una problematica, ci manderà la terza, semplicemente questo, perché è questo che avete detto adesso. Assessore Raisa. Allora, quattro sono le persone previste adesso all'interno della comunità alloggio. Sono comunque, come si diceva prima, cioè quattro, ma tirate proprio all'osso, tirate all'osso, proprio perché basta basta magari una malattia un po' lunga di una settimana o poco più e manda già in crisi comunque tutta la gestione. Per cui chiaramente lì, per quanto riguarda le sostituzioni, c'è comunque il personale dell'ASP che chiaramente coprirà questo. Poi ci sono altri servizi o altri momenti in cui, come dicevo prima, per tutta una serie di situazioni basta veramente, cioè l'equilibrio è veramente molto precario, basta un qualche anziano che comunque abbia una minima difficoltà e in quel momento lì ha bisogno comunque di una cura particolare, ecco che si può attingere a quello che è comunque, diciamo così, è la disponibilità di personale dell'ASP per venire ulteriormente in aiuto e affiancare comunque il personale che solitamente è all'interno della struttura. Per cui questo, ecco, cioè emergenza occasionale, oppure come dicevo, soprattutto anche per quei servizi che magari, non so, soprattutto l'animazione eccetera, dove a volte non si riesce proprio per questo motivo qua, perché magari hai altre situazioni più urgenti e in quel momento lì l'operatore, l'operatrice, insomma, è impegnata per quello e non può chiaramente dedicarsi ad altro, proprio perché insomma la coperta è un po' corta, o la tiri di qua, o la tiri di là, rischi sempre di lasciare comunque insomma una qualche parte un po' scoperta. C'era Maria Tasini. No, capisco anche per le parole che ha detto prima Pinardi, che ci sia rispetto alla comunità alloggio una sensibilità molto grande nella nostra comunità, e quindi è logico che a livello di consiglio comunale è opportuno anche che ci si chiarisca bene insomma le idee. Per quanto riguarda l'opinione insomma che volevo esprimere, che è legata anche agli approfondimenti fatti in questo periodo, ma già da un po' di tempo, credo che non dobbiamo dimenticare comunque il punto di partenza dal quale è nata anche questa esigenza e questo progetto di conferimento, che è il fatto che noi ci trovavamo di fronte a una struttura che non aveva i requisiti per avere l'autorizzazione al funzionamento. Accanto a questo percorso, quindi al cercare di avviare un percorso per approdare a quel traguardo, ovviamente si analizza la situazione e ci si trova di fronte a degli elementi che vogliono, si mettono in campo per riuscire a qualificare questo servizio, che tra l'altro è una struttura, come ci è stato riconosciuto anche negli incontri che abbiamo avuto modo di avere con i referenti dell'ASP, il presidente, la direttrice, eccetera, che ha una sua peculiarità e specificità e che diventa anzi un elemento di ricchezza in un contesto di rete, quindi viene valorizzata perché non ci sono altre realtà circostanti che hanno una tipologia di struttura di comunità alloggio come è la nostra. Allora è vero che quando le cose nascono, ovviamente questa è una struttura praticamente che si può definire storica per la comunità di Castello d'Argile,
ha sempre avuto un apporto significativo ed è sempre stata ben inserita, come ricordava anche Cristiana prima e anche Massimo, in questo contesto, con un rapporto anche di lavoro volontario significativo e che sicuramente è un patrimonio che non vogliamo assolutamente disperdere, ma che va messo a servizio di una rete più ampia. È anche vero però che quando Elena Fagioli fa la domanda rispetto al tipo di personale, diventa molto difficile definire in modo rigido qual è l'organico. Cioè l'organico chiaramente viene definito rispetto ai posti letto a disposizione, ai posti disponibili, però chiaramente ci può essere un momento in cui, come ricordava prima l'assessore, magari mancano degli ospiti ed è chiaro che questo non si sarà più difficile che si verifichi in una rete più ampia, perché vi saranno tipologie di persone o di utenti che possono accedere a questo servizio anche venendo dall'esterno, ma può esserci anche il momento in cui ci sono degli aggravamenti di situazioni che oggettivamente fanno presto in quella fase di età a passare da un livello di autosufficienza di un certo tipo a una minore autosufficienza. Veniva non a caso ricordato anche in commissione, basta per dire che uno che è normalmente autosufficiente si becchi la febbre, un'influenza o cada, è chiaro che in quel momento il livello di autosufficienza, cioè capita anche a noi, quindi cambia in quella situazione. Quello che volevo ricordare rispetto al personale è che il Comune attualmente ha dei vincoli rispetto alle assunzioni, l'abbiamo detto qua praticamente da 5 anni a questa parte, penso che sia noto, e non solo perché non può sostituire tu cur se non 5 persone vanno in pensione ne può assumere una, quindi difficilmente capita questo caso. Ulteriormente ha proprio dei vincoli anche rispetto alle sostituzioni, ma non solo, come veniva ricordato prima sia dal sindaco che l'assessore, anche nell'attivazione di percorsi di attivazione tipo i famosi tirocini formativi che venivano utilizzati anche come integrazione di attività di supporto, che però in una situazione quale quella della comunità alloggio, che non è una struttura ospedaliera, potevano venire ben utili sia nell'attività di animazione sia nell'attività pratica che veniva svolta. Comunque, al di là di questi che sono aspetti specifici di merito, io credo che quello al quale noi dobbiamo tendere oggi è proprio capire qual è lo sviluppo di quello che vogliamo offrire ai cittadini del nostro territorio non autosufficienti o in condizioni di fragilità, che si trovino ad affrontare un percorso quando viene meno la tutela familiare o la rete familiare, siccome questa soluzione, diciamo, questa situazione di rete familiare capillare oggi nella nostra società è sempre più carente, vuoi perché le persone vengono da altre parti, vuoi perché la condizione dei nuclei familiari è ovviamente molto diversa, io credo che a questo punto il nucleo vero diventi la comunità in quanto tale, per cui se la comunità di Castello d'Agri, il Consiglio Comunale, i suoi amministratori ritengono che questo sia un bene, è opportuno per mantenerlo, a questo punto l'unica soluzione è che venga posto in una rete, perché altrimenti il rischio è che si vada ad esaurimento di un'esperienza che verrebbe a mancare sia per il nostro comune sia per un territorio più ampio. Poi sicuramente il tema del personale è una delle motivazioni, ma per quanto mi riguarda, per quanto ci riguarda, non credo sia l'unica motivazione, ma che la motivazione vera sia quella di entrare a far parte di una rete di servizi che ci possano tutelare nelle varie fasi della vita delle persone, soprattutto in questa che è quella che aumenta dal punto di vista quantitativo, sta aumentando in questi anni e che pone comunque il tema famoso che da anni si dice del costo sociale della non autosufficienza, che sarà sempre maggiore e non diminuirà nel tempo, quindi in qualche modo attrezzarsi per il futuro credo lo si faccia anche intraprendendo un percorso di questo tipo. Penso che sarebbe sempre più difficile gestire questo servizio insomma da soli. Grazie consigliere Tasini. Tiziana Risa. Ah, scusa.
Sì, volevo ricordare anche questo, in commissione ne abbiamo parlato, della possibilità anche di un ulteriore sviluppo per quanto riguarda la comunità alloggio, legata in modo particolare ai 3 alloggi ERP che si trovano all'interno della comunità alloggio. La prospettiva futura è quella che possono essere ricavati da questi alloggi degli appartamenti protetti dedicati sempre, diciamo così, a persone in stato di fragilità o lievemente non autosufficienti, anche, diciamo così, per un percorso temporaneo lì all'interno, magari nel momento, insomma, per dare una risposta a quella che può essere appunto la fragilità del momento, per poi anche un ritorno presso in famiglia. È una tipologia di servizio che, diciamo così, in questo ultimo tempo viene sempre più richiesta, vi è necessità, insomma, di situazioni di questo tipo, e tra l'altro anche a livello distrettuale vi sono poche esperienze di questo tipo. Credo quindi che possa essere una strada, insomma, da percorrere e a cui, insomma, arrivare anche nel giro di breve tempo. Ecco, questo sarebbe veramente, credo, un'opportunità in più per il nostro territorio. Altra cosa che prima mi era sfuggita era questo, ecco, c'è la disponibilità, anche se, come veniva giustamente ricordato prima da Massimo Pinardi, per quanto riguarda il contratto di servizio che va a regolare un po', no? L'attività del conferimento è comunque un atto di giunta, c'è comunque tutta la disponibilità, e tra l'altro dovevamo vederci anche giovedì scorso e anche oggi pomeriggio, insomma, sia con Elena sia con Cristiana, cioè proprio per vedere la bozza, insomma, del contratto di servizio, per cui, insomma, la massima disponibilità a poterlo magari vedere, insomma, nei prossimi giorni. Grazie, assessore. Elena Fagioli. So che non è una problematica che abbiamo attualmente, perché penso che ci siano più residenti esterni che del paese, dico. Però è stata valutata una possibilità, che il fatto di comunque, come dice Maria, mettere in rete questo servizio, poi ci possa essere per il cittadino argilese una minor possibilità di usufruirne? Cioè, nel senso che, poi volevo anche chiedere questo, i costi li decidiamo noi o li decideranno loro? Il costo... Noi. Raisa. Come dicevo prima, chiaramente la precedenza verrà data ai cittadini del nostro comune, questo, insomma, è per cui la precedenza è loro, ecco. Per quanto riguarda i costi, verranno comunque decisi dal comune in accordo con l'ASP. No, tu i costi, ti riferivi ai costi, alla tariffa che paga l'utente? Ok, all'utente. La tariffa che pagherà l'utente verrà decisa in maniera congiunta tra ASP e Comune. Pinardi. Adesso torno a dire che capisco che il tema è delicato, però poi bisogna chiamare le cose col suo nome e assumersi anche, credo, le responsabilità. Che questa cosa possa implicare il fatto che vi sia una meno disponibilità per i cittadini argilesi è evidente, nel senso che è evidente che sì, il tema della priorità data al cittadino argilese significa che nel momento in cui si libera un posto, se c'è un argilese viene, però è chiaro che se un mese prima sono stati occupati 3 posti da dei non cittadini argilesi, prima il posto ci sarebbe stato, domani non ci sarà, quindi questa cosa riduce lo spazio potenziale per i cittadini argilesi? La risposta è sì, però non, come devo dire, è perché in questa questione ci sono dei pro e dei contro, e questo è uno dei contro.
sulla questione delle tariffe, certo il Consiglio Comunale, o meglio la Giunta, potrà decidere le tariffe, ma l'ASP ti presenterà i costi e di conseguenza, come è naturale che sia, e di conseguenza alla fine tu dovrai decidere il tasso di copertura. Dopodiché si porrà un tema: è giusto che i contribuenti del Comune di Castello d'Agile sostengano con un tasso di copertura basso del servizio anche i costi, diciamo così, occasionati da cittadini non residenti? E quindi ci sarà quel tipo di dilemma lì. La risposta sarà: ma se lo volevamo tenere in piedi dovevamo fare così. E quindi alla fine, presumibilmente, le tariffe cercheranno di raggiungere il massimo possibile, il 100% del tasso di copertura, come fosse giusto che sia. Oppure i cittadini di Castello d'Agile decideranno di mettere lì delle risorse anche per dei non residenti, ma che consentono comunque di tenere in piedi la struttura. Però tutte queste cose credo che il Consiglio Comunale ce le abbia chiare. Cioè, nel momento in cui si esternalizza un servizio, e beh, questo è quello che sto dicendo, non dobbiamo essere, tra virgolette, non sto accusando nessuno, lo sto dicendo a me per primo e a noi, non dobbiamo essere ipocriti. Qui si tratta di valutare, ci sono dei pro e ci sono dei contro. I pro e i contro sono chiari al Consiglio. Se, come ha detto il consigliere Maria Tasini, l'amministrazione ritiene che questo sia in un certo qual modo l'unico modo per tenere legittimamente in piedi la comunità alloggio nel rispetto della normativa vigente, nel rispetto della possibilità operativa, eccetera, come devo dire, uno può ritenere che l'amministrazione si sbagli e vota contro, o se no che l'amministrazione tutto sommato stia dicendo le cose come crede che siano e vota a favore. Scusate, non vorrei aver fatto un intervento né polemico e né, come devo dire, né limitare l'approfondimento, però credo che si debbano proprio chiamare le cose col loro nome e dircelo, ecco, perché è così. Grazie, Mofì, hai fatto un intervento da ex sindaco. Concordo, preciso due cose. In questo momento abbiamo quanti posti liberi? Due posti liberi, che è in comunità alloggio. Non abbiamo richieste da Castello d'Argile, la nostra assistente sociale sta sentendo tutte le assistenti sociali degli altri comuni, perché poi più lungo è il tempo in cui rimangono dei posti vuoti, più basso sarà il tasso di copertura alla fine dell'anno, perché ovviamente noi abbiamo un tasso di copertura che è intorno al 95% se è piena. Se abbiamo un buco libero o due buchi liberi per dei mesi, il tasso di copertura sarà più basso. Quindi il pro è che forse dopo, quando si apre un posto, si chiude più in fretta. È vero che non rimane lì a disposizione per un eventuale bisogno di Castello d'Asile, che però già oggi cerchiamo di colmare, perché se non c'è, non c'è. Oggi metà degli ospiti sono extraterritoriali, diciamo così. Fra l'altro vi ricordo che abbiamo anche le tariffe differenziate. L'ospite di il residente paga meno del non residente. Il costo della comunità alloggio oggi è coperto al 95%, vuol dire che il 5% ce lo mette il comune. Sarà così anche dopo, noi rimborseremo l'ASP del 5%. Se poi decidiamo di andare a copertura, lo decidiamo insieme, nel senso che ci deve andare bene a noi. Se noi volessimo abbassare il costo, all'ASP gli va bene, no? Cala il cassa di copertura e trasferiamo quello che manca. E poi è chiaro che dopo, come dire, bisogna tenere sotto controllo i costi, ma come lo dobbiamo tenere sotto controllo oggi? Poi, essendo esternalizzato, magari ci vuole un occhio in più. Ma se dovessimo parlare di manutenzioni, per esempio, voglio dire, abbiamo anche noi le nostre pecche, le ha sempre avute, le abbiamo ancora. Perché, quindi, bene, scusate, ma volevo che io precisare alcune cose. Cristiana Vaccari. Volevo giusto chiedere se si prevede di mantenere la retta differenziata tra residenti e non residenti, e Tiziana mi faceva cenno, sì, confermandomi, insomma, questi punti. Adesso sì, poi nessuno dice che questa non sia una riflessione che si può aprire, però adesso è così, il regolamento è così. Difatti gli ospiti della comunità alloggio che vengono da fuori territorio non mancano di ricordarcelo quando andiamo là: ma noi chi siamo? Va bene. Non lo so, ci possiamo guardare che cosa succede negli altri territori. Ultima domanda, Elena Fagioli.
No, perché o si vota a favore o si vota contro, allora no. No, chiedevo solo questo. Noi abbiamo un canale privilegiato poi per fruire sia della struttura di Pieve che quella di San Giorgio, come cittadini poi avremo. E, no, niente, solamente questo. No. Diciamo che per quanto riguarda gli ospiti della comunità alloggio, come facevo riferimento all'inizio, nel caso in cui magari ci siano aggravamenti temporanei e non solo, c'è comunque la possibilità comunque di un inserimento in queste strutture, anche perché, come ci ricordava comunque la direttrice, la Polastri, insomma, all'interno delle due strutture, in modo particolare di Pieve e di San Giorgio, hanno comunque sempre alcuni posti disponibili proprio disponibili insomma per tutte quelle strutture, per quei comuni che hanno messo in rete i servizi, ecco, per cui al di là dei posti convenzionati con l'USL, che è quello un altro paio di maniche, hanno dei posti riservati insomma per queste situazioni di emergenza, per cui questa è una, diciamo così, degli elementi che depongono insomma credo anche a favore di questa scelta. Anche perché altrimenti, come sapete, adesso insomma la situazione è ben diversa, anche perché comunque bisogna aspettare che vi siano dei posti, spesso gli ospiti magari vengono sistemati in strutture lontane, al di fuori comunque anche dell'ASP Galuppi Ramponi, per cui insomma anche con notevoli problematiche insomma sia per i familiari ma sia anche per gli ospiti stessi che vengono proprio completamente sradicati da quello che è il territorio. Scusate. Bene, se il dibattito è concluso possiamo votare il punto numero 6, conferimento da parte del Comune di Castello d'Argine dell'ASP Luigi Galuppi Francesco Ramponi all'ASP di Pieve di Cento della gestione della comunità alloggio e del centro diurno. Votiamo anche per l'immediata esecutività, chi è favorevole alzi la mano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Chi è contrario? Chi si astiene? 2.